quei dialetti, quelle urla. È una pesca ricca di tradizioni e riti che arrivano dal Medioevo. Ma quella pesca esisteva anche a Trieste, perché il tonno, fino agli anni 50 del secolo scorso, risaliva il mare Adriatico e sulla costa triestina c'era una serie di piccole tonnare tra Santa Croce e Marina di Urisina ed erano la fonte di sopravvivenza delle comunità slovene che vivevano sul litorale. Il paese di Criscio Santa Croce viene menzionato per la prima volta nelle fonti storiche del 1260, poi con questo suo nome sloveno di Criš appunto nel 1328. Subito dopo l'insediamento gli abitanti di Santa Croce iniziano a pescare ed iniziano a pescare con il cosiddetto zoppolo o ciupa, perché nel Golfo di Trieste fino all'Ottocento non c'erano porti, per cui bisognava utilizzare questa imbarcazione monossile di derivazione di origine slava. E a questa imbarcazione poi nel tempo si sono aggiunte altre come ovviamente le battelline, i bragozzi, i topi e così via. Ma non erano tutti pescatori. La gente locale aveva la possibilità di avere una piccola campagnetta, una piccola vigna. Queste vigne a Urisina, Santa Croce, Prosecco, Contovelle e dopo anche Barcola possedeva una piccola vigna, una piccola campagna e in più si dedicava alla pesca per la sopravvivenza, per migliorare le condizioni della vita. In percentuale, quanti erano pescatori? Si può dire che era tre quarti del paese di Santa Croce che si dedicava alla pesca. Diciamo, l'attività economica più importante di Santa Croce era certamente la pesca, ma poi anche la viticoltura, l'olivocultura, perciò le case erano tutte costruite in modo tale da essere funzionali appunto anche al loro lavoro. Aggrumate, molto raccolte, con le calli naturalmente molto strette per difendersi dalla bora d'inverno e poter poi accudire alle reti d'estate o quando il tempo lo permetteva, reti che costituivano naturalmente il pane per i pescatori di Santa Croce. Però all'epoca in paese si erano create due culture, una di quelli che vivevano di pesca e un'altra di quelli che erano prevalentemente contadini. C'era, come dire, una divisione, diciamo così, corporativa anche all'interno degli abitanti di Santa Croce tra quelli che lavoravano appunto la terra e quelli che invece si dedicavano al mare. Tant'è vero che i pescatori di Santa Croce solevano così canzonare quelli di terra dicendo che il mare è appunto l'unico campo in cui semini la sera e puoi raccogliere già la mattina successiva. Lo dicevano in sloveno? Certamente. Cioè, come si dice? Morje edina niva, na kateri seješ zvečer in žanješ lahko že naslednje jutro. I pescatori vivevano una vita assai magra, perché il guadagno di ogni giorno era quel minimo di pesce che si riusciva a piazzare sia a Trieste o nei paesi del Carso. I pescatori di Santa Croce erano coadiuvati, diciamo, in questa attività dalle cosiddette pescadorche o pescatrici, che erano donne del paese che percorrevano fino a 40 chilometri al giorno per poter vendere appunto il pescato o sui paesi del Carso o in città. A Santa Croce veniva 70 donne,
50, 60, come ieri. E tutte su per le scale, col plein air, e portava 10, 15, fin 35 kg su, per ciapparsi la giornata per vivere. E queste donne che andavano giù e portavano su 3-4 cassette piene, super, fino a Comeno arrivavano. E molte volte anche quelle donne portavano giù, sai, la gente non aveva molto denaro, allora cosa facevano? Ti do un po' di fagioli, ti do un po' di burro, che facevano in casa, no? Roba dei contadini, carsiche qua, no? Contadini, va. Quel poco di terra che aveva, e si arrangiava così, anche quelli era buono. Dopo la portatora di pesce aveva qualche centesimo, pagava il pesce e le rimaneva qualche uovo, portavano giù. Perché qua si attendeva solo il pesce, perché tutti i giorni erano quintali e quintali che si portava anche a Trieste, no? Ma anche il vino si faceva? Ma si faceva, logico, perché quando che tu vai al mare, però il mare si andava quasi sempre di notte e di giorno andavano e lavoravano attorno alle viti, poi avevano anche qualche verdura, qualcosa, qualche fiore, insomma, va. Uh-huh. Secondo la stagione, qualche, un po', non so, pomodoro, zucchette, qualcosa così, no? No, era una maniera di una vita, però era vita propria che aveva la Santa Croce, no? Una volta Santa Croce era più popolato dell'altipiano, eh? Era 2004-2005 persone. Era più grande dell'Opicina, più grande del Prosecco, più grande di tutto il paese. Invece adesso siamo in pochi. Saremo forse in 800. Non so se arriviamo a 1000. Non sei più fioi? Particolarmente spettacolare era naturalmente la pesca del tonno, che si praticava da agosto ad ottobre e che calamitava nelle vicinanze delle cosiddette poste, cioè delle postazioni dove si intercettavano i tonni, praticamente l'intero paese per tirare a riva, diciamo, le reti. Le tonare qua nella nostra costa, partendo da Contovello, Grignano, Santa Croce, Aurisina, le tonare, era cinque di queste tonare, cinque barche, che ogni barca aveva come equipaggio, aveva sei uomini, quattro rematori buoni, e in più due addetti per la messa in acqua di questa rete enorme che usavano per circondare il branco proveniente dalla parte di Uduino o proveniente dalla parte di Trieste. L'equipaggio di questa barca doveva stare attento agli ordini di questo capo delle tre vedette che si trovavano su al monte, e poi veniva così tirato in secco con l'aiuto di altra gente del paese e facevano delle belle pescate soddisfacenti, pescavano anche, capitava l'annata buona anche 200 tonni, anche 300 tonni alla volta, dei branchi enormi, ma queste erano già eccezioni, e se no normalmente pescavano così dei branchi più piccoli nel mese di luglio, agosto e settembre, e poi questa pesca cessava e si dedicavano a altri mestieri. Questi sarebbero i mezzi di marinieri ricavati qua dal nostro legno, dai nostri boschi, che serviva tanto, specialmente all'uomo de prua, all'uomo de aiuto, al mozzo, se diria. Che quando la barca con il remador principale si avvicinava alla rete, con questi mezzi marinieri, più con sicurezza, il mozzo si avvicinava alla rete, grampava questa rete e gli era sicuro di veramente tirarsela in barca, a bordo di questa barca. Ecco, se
Adesso la me fa una descrizione di come veniva la pesca del tonno. Se che viene più facile, la me la fa in dialetto sloveno. Io non so che barca è meglio tre vedete a quel nari, mi smarecchi, quel nari. Bauta di magra, bauta di magra. Ti è già un tag che può ne chiamo un creio. Che è quella che vede per primo ti si che può ne barco. Allora è per primo tu io, bauta di magra. Che se scalare una turco e mreja, premando, ci riesce, ne vuoi perdere a barco. Proti Giuliano, ne? Ci sa sti. Dai cap. E poi è che vedo da riba sopra il mare, tipo, da rata, premando vo in terra. Ci sa sti, uod magra. Ci sa sti, uod rasha, per la bauta di grasha. Bauta di grasha. Poi è, da vorbere il barco proti Giuliano, stegando. Invece premando, stegando, dai cap, finché che si pesca la riba nella rata, che si vede la genuta, allora si crisi il barco neanche, voh, le die si aprì o po muri o po brego, o mo crego, tutto, ne. Si aprì anche due, camere che ti sta barca che si perle. Io andavo in porto a Santa Croce, andavo su e giù, correvo, in 5 minuti ero giù. 2 o 3 scalini saltavo, andavo giù. Non era scale perfette, era scale, scalini fatti un più alto, un più basso, sì. Ma ero abituato ogni giorno che l'andava, no? Non si spaccava così facile la gamba come oggi, che va fuori sta gioventù che si spacca. Se monta male si spacca subito. Invece allenamento è allenamento, eh. Eravamo tutti scalzi, camminavamo, che eravamo muletti, no? Chi aveva scarpe? Chi aveva? Erano anni duri, altri come adesso nipoti, altri che nipoti adesso. Ma è perso anche per 30-40 anni. Due, se veniva lì a stretto, si sbarca, in una barca gli lecchia non c'era la mreja, in una lecchia non c'era. Se c'è la mreja, sembra mai taca, rica, no? E bleh, odprta. Poi è bleh gusta. Poi se mi scan, notisto. Allora poi se li che scraia. Svinci, notisto. Sra prestali, prus noi, svinci due da nisa zini, svinci. Lui da nabiste ribe, due le posvinci. Ti si che se bli due bli vende, si vede ta tuena zali reka, in o očisti, ne? Porezli, popriare čerba un, in želuca, in tako očisti. Vse da suhen. Je bila napravljena tu. Rekli, vsaki sedmi tuen razrezet za tista, ki so ljegli. Quando c'era questa opulenza di pesce, lo si vedeva sì a minor prezzo in pescheria, ma nel paese entrava tanto di denaro che si rifacevano le case, le facciate, i tetti, si consumavano gli sposalizi, le coppie che rimandavano di anno in anno, che forse l'anno prossimo, e se l'anno prossimo è venuto con tanti pesci, allora sì che si ballava e cantava. Però si comprava anche le 600, dunque il guadagno era parecchio. Si compravano le prime vespe, le lambrette, soprattutto all'inizio erano più famose a Santa Croce delle vespe. E era festa grande e le osterie sempre piene e così via. Questo è forse il giorno più importante
di quel periodo, perché eravamo nell'agosto del 54, era la terza ondata, nello stesso giorno, di pezzi ne abbiamo tirati fuori 355. Riva pomorio plava, riva pomorio plava. Qui siamo vicino allo squero, dietro il porto di Santa Croce. Allora bisognava poi tirarli uno per uno fuori e purtroppo sgozzarli, perché altrimenti quando si incontravano tutti facevano salti incredibili anche di 2 metri oltre le reti che si stringevano. Ma sei felice anche vederlo sparire in libertà se ti rimane un bottino così, così pieno. Questa pesca, la terza di quel giorno, era l'ultima grande pesca, perché poi con la fine del territorio libero di Trieste finivano anche le pesche sotto costa, perché le nuove tecnologie oramai individuavano il branco già al largo con dei sonar, e c'erano lì le barche che li stringevano nelle reti, e noi a guardare là dai nostri posti di avvistamento, no? E ci veniva da piangere. L'unico pescatore, diciamo, professionista che è riuscito a resistere in questi decenni era Sričko Tretiak Bibc e poi suo figlio Aleksandar. Oggi però non c'è naturalmente nessuno che perpetui la loro tradizione. Ecco. Ottimo, ottimo, ragazzi. Molto bene.